Come on. You know why? Because we're so Buongiorno e benvenuti a Chaos, che sto facendo ripartire qua sotto. Grazie Angel Food per l'iscrizione. Buongiorno, buon Chaos a tutti. State rivedendo la solita CG iniziale, perché voglio ripartire da capo, ragazzi. Voglio farvi godere questa narrativa in tutto il suo splendore dall'inizio. Buon Chaos a tutti quanti. Il gioco parte con questa CG in cui Chaos, o meglio, quello che sembra essere Garland, fa un massacro al castello e poi parte subito in medias res. Avevamo già giocato la demo, io pensavo che la demo fosse tagliata, cosa... mi viene già da ridere. Io pensavo che la demo fosse tagliata, ragazzi, ok? Io ero convinto che la demo avesse dei tagli contenutistici che facessero sembrare l'inizio un po' matto, cioè un po' strano, un po' fatto a cazzo di cane, no? Invece no, invece è chiaramente una cosa voluta, cioè l'inizio del gioco è letteralmente questo. C'è il filmato di Chaos che spacca tutto, che per carità può anche aver senso perché sarà ricollegato in qualche modo alla trama. E poi parte in media stress con voi che combattete contro Tiamat, poi taglia all'improvviso, a cazzo duro, e ricomincia dall'inizio con questa scena in cui c'è Jack che diventa automaticamente il miglior amico dei suoi due tizi che lo accompagnano completamente a caso.
E poi comincia tutto il bordello del Tempio di Cheos e quant'altro, ok? Il colpone di scena, che dovrebbe essere il fulcro della trama del gioco, già lo si sa, perché l'ha spoilerato già il trailer ed è già tra l'altro incredibilmente telefonato. Ed è che fondamentalmente in realtà i protagonisti non sono i buoni, sono i cattivi. Cioè è chiaro, è cristallino che non sono gli eroi della luce, ma in realtà sono i cattivi. E questo è il colpo di scena, cioè lo capisce qualunque menomato veda il gioco può capirlo dopo 20 secondi. Il mio dubbio è, per arrivare a questo colpo di scena, ok? C'è qualcosa che spiega perché tutti i dialoghi sembrano interpretati da dei completi imbecilli? C'è un motivo per cui i personaggi sembrano dei completi assoluti coglioni? Oppure è veramente scritto così volutamente perché pensavano che fosse figo? E questo è quello che gli è uscito cercando di fare una cosa figa? Non lo sapremo mai, ragazzi. Ma picchiamo Tiamat adesso, che comunque. Nojima e Nomura sotto in botta brutta. Sì, prevalentemente Nojima, ma Nojima e Nomura in botta brutta. Comunque, si comincia con questo Tiamat incredibilmente indebolito perché vi danno, come vedete, un botto di potenziamenti per. Cioè, vi rendono fondamentalmente super forti per picchiare Tiamat il più facilmente possibile e non morire. Avete un sacco di punti vita, è incredibilmente difficile che moriate e avete anche comunque le cure. Stunnare Tiamat quindi diventa una discreta cagata e muore praticamente subito. Partite anche con la classe guerriero, che è la prima con cui partite. Che poi, appunto, il gioco è un po' matto. Io sto giocando solo su PC, ragazzi. La versione PC è strana, perché per dire, a me non sembra dare problemi di frame rate, da quel poco che ho provato. E graficamente, con tutto al massimo, si fa guardare. Ma curiosamente, se non settate tutto al massimo, per qualche motivo è straordinariamente sgranata. È come se avesse qualche opzione grafica messa davvero male. Che fondamentalmente, se la selezioni e la metti anche solo a medio, il gioco è una macchia. Quindi mettete tutto al massimo, sperando che la vostra configurazione lo regga, perché temo che sia poco ottimizzato. Se dovessi avere dei problemi, perché io lo sto giocando con Streamlabs in sottofondo, e il gioco dà l'impressione di essere effettivamente poco ottimizzato. Se lo volete scattare, avvertitemi, perché è una questione di ottimizzazione con Streamlabs, e quindi devo togliere l'anteprima da sotto. Se invece lo vedete bene, non c'è problemi. Ovviamente c'è sempre sotto in sottofondo My Way, che io spero non mi crei problemi su Twitch. Infatti parlerò molto mentre sento questa musichetta. Anzi, direi che la salto subito, perché alla fine della fiera qua si vede soltanto Jack che cammina nell'erba con My Way. L'abbiamo già vista questa scena, quindi evitiamola. Comunque, il tutorial è sempre il solito, ragazzi. Basi di combattimento. Attacco, abilità dinamica. Qua dovete parare e schivare e poi alla fine vi dice uccidete il goblin. Le meccaniche base sono molto semplici, ragazzi. Avete attacchi normali, attacchi caricati. Tra l'altro caricabili a più livelli, da quello che vedo. Almeno credo che ogni arma, ogni classe ha un attacco, una versione caricata dei suoi attacchi. La barra di logoramento, questa l'avevamo già vista. Praticamente è la barra dello stun, ragazzi, è esattamente come il Ki di Nioh. Funziona che se la mandate al minimo, potete fare l'attivazione, ricaricare punti magia e con impeto spirituale è un'esecuzione a tutti gli effetti. I tuoi PM massimi aumentano se li ammazzi con un impeto spirituale, considerando che i PM regolano praticamente tutte le abilità, è fondamentale utilizzare le esecuzioni, se no prendete calci in culo. Qui vi premuto scudo spirituale, grazie per l'iscrizione Aurel. Ah, puoi fare il counter subito dopo, mi sa. Proviamo. Vedete? Subito dopo l'impeto spirituale, che fondamentalmente para gli attacchi nemici, questa sorta di scudo, io la tendo a usare come una parry, ma in realtà non siete costretti a usarla come una parry. Se consumate, ma potete consumare barra,
fondamentalmente per tenerla accesa. Ovviamente usarla come parry vi evita problematiche di stabilità. Potete anche cambiare classe per recuperare la barra di stabilità, se no vi stunnano e sono cazzi vostri, perché anche voi avete la barra di stabilità, ovviamente. Qua vi spiega invece che se parate determinati attacchi con lo scudo spirituale potete poi riutilizzarli. Contro certi nemici questa cosa è letteralmente una super strategia, perché ci sono degli attacchi, grazie Aurel per l'iscrizione, spero di averti ringraziato prima, ci sono praticamente degli attacchi che sono letteralmente dei counter automatici contro i nemici. Avete presente il Pyros che vi lancia fuoco? Fuoco al Pyros non fa danno, ma se gliene lanciate tre, il Pyros si ingrossa e va, e esplode, va automaticamente in esplosione. Poi qua avete anche i potenziamenti. In questo caso avete Lux, ma questi potenziamenti legati alla barra della stamina temporanei sono molteplici e dipendono dalle classi. Quando li sbloccate per le varie classi rimangono per tutte le classi, quindi voi non avete tecnicamente la necessità obbligata di utilizzare sempre la stessa abilità. Cioè, Lux è potente, vi potenzia moltissimo le abilità, vedete che stunno molto più facilmente, sono più resistenti ai colpi nemici e faccio un sacco di danni, ma non dovete usare per forza quella. Andiamo avanti. Lascia questo luogo. Buongiorno Shamri, buongiorno a tutti. Bello che lui si sgranchisce prima di entrare nei portali, così. Le classi sono un botto, Jerry. Non so se ci sia il cavaliere runico, ma le classi sono veramente tante. Sono quasi tutte quelle che ci sono nei Final Fantasy, e con anche delle aggiunte in più, in tutta sincerità. A livello di sistema di classi, ragazzi, il gioco è veramente molto figo. E anche a livello di gameplay non è male, perché il sistema alla fine è una variante di quello di Nioh, con un botto di abilità diverse. Quindi da giocare, e il gioco è piuttosto divertente. Il problema è che è mal bilanciato a livello di difficoltà, perché l'hanno chiaramente volutamente semplificato. Perché questo è chiaramente un gioco che loro inizialmente volevano fare come Nioh, cioè bello hardcore all'inizio che ti prendeva calci in culo e poi diventava magari più semplice quando le tue build si facevano rottissime. A Square gli devono avere rotto i coglioni e quindi gli hanno detto no, lo vogliamo più accessibile e quindi gli hanno fatto potenziare l'IA dei vostri compagni che sono fortissimi. Sconfiggere Chaos, questa è la mia missione. E vi hanno facilitato la vita. Ma le boss fight sono comunque abbastanza complicate. Cioè, paradossalmente le ammazzi velocemente, ma fanno un botto di danni. Quindi, boh, non sembra bilanciatissimo. Sembra bilanciato persino peggio di Elden Ring. Questa scena mi fa. Questa qua è la scena che mi ha fatto dire: vabbè, ma dai, sarà tagliato. Cioè, ci sarà un intro di qualche tipo che porta Jack, Jed e Ash a conoscersi, no? Questi camminano, si trovano a caso, c'hanno le uova scure e dicono: ah, ma allora sei un guerriero della luce, eh? Best bro! E la mia missione è uccidere Chaos. Aha! Best bro! Schermo nero! Barca, abbiamo ucciso un sacco di mostri. Ma? What? Need something for Hai me? una nuova cicatrice. It's just a scratch. Nothing a little spit can't heal. Un po' di saliva When per are we gonna cui, fight no? chaos? È This abbastanza monster di is uccidere mostri. dangerous. Quando andiamo ad affrontare Chaos? Seriously, fingers crossed we're done. I dialoghi sono di una stupidità da Kingdom Hearts. Cioè, si parla di un livello di esposizione scema da Kingdom Hearts, ragazzi. Cioè, sembra roba scritta da Nomura. In realtà è roba scritta da Nojima. È come se si fossero fusi in un meraviglioso scemo di merda. Sembra che si. È come se si fossero. Fusi in un meraviglioso. No, 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 Opposite Core. Cioè. No, perché sono tutti così i dialoghi. Cioè. Non è che c'è un momento in cui c'è questa spiegazione brillante in cui. Almeno credo che non ci sia. Spero che ci sia. Parte di me spera che ci sia un momento in cui, boh, trovano una motivazione per cui loro sono degli idioti e parlano come degli idioti. Spero, ma io sospetto che non ci sarà nessuna giustificazione e che arriveremo al colpone di scena superpilotato senza una spiegazione del perché loro siano degli idioti, siano dei completi idioti. Ma va bene così, va bene You are così. skilled, to be sure. Few could have slain even one of those abominations, let alone three.
E abbiamo già ucciso 3 abomini. Forse i cristalli non brillano come dovrebbero, non li hanno puliti abbastanza bene. Grazie, pagano per l'iscrizione. È vero, non abbiamo i cristalli brillanti, ma avete bisogno di guerrieri, no? Quindi, noi siamo qui. Peraltro, loro sono chiaramente vestiti come protagonisti di un isekai, che sono arrivati qua, credo, da un altro mondo. Ma anche questa cosa non è spiegata. Io spero che ci sia a un certo punto un reveal di qualche tipo che spiega perché sembrano degli isekai protagonist. All I care about is seeing Chaos dead. I need to. Devo uccidere Chaos. It's not a hope or a dream. Non è una speranza o un sogno, è una fame a cui non posso sfuggire. Uccidere Chaos mi tortura. Ragazzi, Jack è tutto così, Jack è tutto così. Dark, quello che avevo provato nella demo mi ha divertito, e il combat system e il sistema di classi li trovo piuttosto fighi. Però, come vi dicevo, mi dà l'impressione di essere un gioco che inizialmente era stato calcolato in modo differente, soprattutto a livello di difficoltà e progressione. Cioè, inizialmente mi dà l'impressione di essere un gioco che inizialmente loro volevano fare come Nioh, e poi hanno dovuto tagliare, affrettare e rigirare in un altro modo. E quindi quello che gli è uscito è un titolo di qualità inferiore rispetto a quello che volevano fare, e molto più semplificato di quello a cui aspiravano. Loro volevano qualcosa probabilmente di più hardcore, e poi probabilmente Square gli ha detto: no ragazzi, vogliamo solo uno spin-off fatto bene. E quindi è uscito un gioco che alla fine è risultato sotto le aspettative. Io ad esempio me lo aspettavo lunghissimo, pare invece che sia tranquillamente finibile in meno di 15 ore. Ci sono, la struttura è la stessa di Nioh, eh? Avete delle missioni principali e poi una serie di missioni secondarie che potete fare per livellare, potenziarvi e ottenere nuove armi, non so quanto longevo sia se fai tutto. Nioh 2 era enorme, Nioh 2 era un gioco da 50 e passa ore, forse di più. Poi lo potevi anche giocare quando volevi le armi leggendarie, c'era tutto l'elemento Diablo-like, Nioh ti poteva durare un centinaio di ore l'ultimo. Questo invece pare essere un'avventura molto più autocontenuta e strutturalmente molto più basilare, però bisogna capire. Grazie Dade per l'iscrizione. Qua c'è la principessa. Like a flower blooming in a dark wasteland. Jack non ha tempo per la gnocca. Jack è Chaos e basta. Cerca di essere affabile, maledetto. Jack grugnisce e attende Chaos. Chaos before Rose, esatto. Jack ha già una fantastica medicina. Lei ovviamente fraintende, e invece lui intendeva semplicemente lo sputo. I dialoghi sono proprio imbarazzantissimi. E lei gli chiede di Garland adesso, giustamente. Gli dice: non è che c'è la possibilità che troviate adesso state andando al tempio di Chaos. Potreste trovare un cavaliere che è partito per distruggere Chaos, si chiama Garland. Non lo so, Aurel, non ne ho idea. Cioè, loro sono vestiti come degli isekai protagonist, ma non so perché. Grazie per l'iscrizione a Irexeria. Spero che la trama lo spieghi a un certo punto. Ma non ne sono sicuro, ragazzi. E fossi in voi, non ne sarei sicuro. Grazie, Marcel, per l'iscrizione. Aveva una voce gentile, ma era un uomo possente. Quando è partito? 10 anni fa. Sono trascorsi 10 anni, ma come se fosse ieri. Tra l'altro, tutta sta roba
sempre quando vi dico che è un dialogo, che i dialoghi sono una merda, non è semplicemente come sono posti, l'esposizione, le reazioni, il fatto che loro sono a dir poco caricaturali come personaggi, ma proprio il fatto che nei dialoghi continuano a buttarvi lì quella roba del è successo un sacco di tempo fa, ma è come se fosse ieri, però non mi ricordo, però ho perdite di memoria, ma non mi ricordo bene le cose. E allora, cioè, quella roba del ehi, ma i personaggi hanno l'amnesia, ehi, ma ci sono degli strani, il tempo passa strano, ah, ma i personaggi hanno l'amnesia, e te lo ripetono 25 volte invece di darti degli indizi singoli interessanti, come a dire, c'è il colpo di scena, ragazzi, ci sono i colpi di scena, ci sono cose legate al passaggio del tempo e al perché loro hanno l'amnesia, ma va? Proprio quella roba del storie scritte per gente che ha 11 anni. Kingdom Hearts. E io speravo che Kingdom Hearts non fosse così, ma il 3 mi ha dato torto. Il 3 ha proprio annullato ogni mia speranza. Il plot... anche secondo me, Dark, sai? Anche secondo me. Io sospetto che il vero plot twist del gioco è che non spiegherà un cazzo. E che a un certo punto tu te lo finisci e tutte ste cagate non vengano spiegate. Quello sarebbe il vero twist. Quello mi lascerebbe davvero a bocca aperta, lo devo ammettere. Andiamo all'altare del Chaos. Tritamago, Guantoni Killer, adesso abbiamo il nostro equipaggiamento base. Cose interessanti, ragazzi, che possono essere convenienti perché magari potreste volere immediatamente. Allora, qua c'è già una secondaria? Ah no, i tutorial, spadoni, pugnali, non me ne faccio un cazzo al momento. Andiamo subito al Tempio del Chaos, che tanto è la primissima missione. Affronta. Di base, ragazzi, vi conviene sempre livellare le varie classi in questo gioco. Vi conviene livellarle tutte, in teoria. No, lo sto giocando su PC, ragazzi. Vi conviene livellarle tutte, perché quando voi aumentate l'affinità delle classi, e aumentano anche con le abilità passive, vi sblocca le abilità passive delle classi. Questo significa che quelle abilità passive vi rimangono anche con le altre classi, quindi prendete i bonus di ogni classe. Narrativa top, Tetsuya, certamente, certamente. Quindi se voi avete magari sbloccato l'affinità solo per nel ramo della classe al 100% di una classe, avete poi le abilità passive di quella classe anche quando switchate altre classi o avete un altro equipaggiamento. E questa cosa ovviamente vi potenzia significativamente. Beh, Gabriel, io me la spiego benissimo, questo è il motore grafico del Team Ninja, ragazzi, quello del quello di Nioh. Non è, oddio, non è così terrificante, dai, ragazzi, in realtà. Ho visto di molto peggio, ve lo posso dire. Artisticamente il gioco non è brillantissimo, quello assolutamente sì. Si lascia guardare, ma è vecchio, perché il motore è vecchiotto e a livello di dettaglio non è niente di che. Però ha il suo stile. Ci sono giochi graficamente infinitamente peggiori. Non è un gioco eccelso a livello... No, Frank, per il momento non ho problemi di frame rate. Ci va detto che l'ottimizzazione non sembra brillantissima e ha il frame rate bloccato, 60 fps o 120. Io l'ho settato a 60 perché non volevo cazzi, proprio perché avevo sentito che non andava benissimo. Però sì, ho sentito Vajvix, a me sta andando di lusso, sarà perché ho una 3070, ma ho sentito che su alcune configurazioni va veramente una merda. Tra l'altro, inventario, no, non è l'inventario, scusatemi, devo... Tattica, è vero che c'è la sottotattica. Conviene, ok, ho assalitore come seconda classe, no? Adesso non ho niente, ma conviene usarle per livellare, ragazzi, anche se può non sembrare, perché vi dà, potete prendere l'affinità delle varie classi. Tipo, noi adesso non abbiamo praticamente livelli, però potete fare, aumenta l'affinità con la classe degli assalitori. E poi quando andate in tattica, potete vedere le abilità delle varie classi. Vedete? Al 30% noi abbiamo già sapienza dello spadaccino. Non appena prendi la classe, la ottieni. Enemy spot. It's on your
Potete cambiare classe durante, quindi il sistema è un po' più complesso, è tutto previsto. Sì, anche a me si vedeva tutto sgranato, Vajvix. Per eliminare la sgranatura ho dovuto mettere tutto al massimo. Il gioco tra l'altro si rallenta proprio quando ha dei problemi tecnici di qualche tipo a livello di frame rate, e pare che quell'opzione lì sia proprio calcolata abbastanza di merda. Non so sinceramente come mai. Ricordatevi che potete anche attivare fondamentalmente l'offensiva dei vostri compagni in modo che siano più aggressivi. Vedete, classe migliorata, anche i vostri compagni migliorano le classi. Bam! Keep it up, everyone. Tunica furtiva. Possiamo già incominciare a mettere l'equipaggiamento nuovo. Ecco, un'altra cosa che ho letto che non è piaciuta molto, anche se per certi versi la capisco, è che il sistema, come detto, è come quello di Nioh, il che sta a significare che è parzialmente una sorta di Diablo-like con rarità dell'equipaggiamento e varie cose, ok? Che va bene, va benissimo, per carità divina, ma se il gioco effettivamente è più breve, qua la questione dell'equipaggiamento potrebbe essere un po' eccessiva, perché pare che droppi tantissima roba e passi un sacco di tempo nell'inventario perché continui costantemente... ricorri a B? Sì. Non si intimoriscono, in realtà non si stunnano. Allora, qua l'obiettivo è usare Lux e picchiare fortissimo sto coso il più velocemente possibile, così... lo eliminiamo. Se non erro, muore. No, la... sì, muore. Abbiamo aperto la strada verso l'alto. Qua c'è la scalinata dopo. Puoi cambiare le classi ai tuoi compagni? In realtà sembrerebbe di no, ma magari dopo si sblocca sta cosa. Sì, puoi ripetere tutte le missioni, Cataclast, per farmare e fare quello che vuoi. Che poi credo sia una cosa ovviamente voluta. Vedete, ora possiamo evolvere le classi. Mi conviene aumentare l'affinità come primissima cosa, perché più l'aumento, ovviamente, poi più ho le passive dello spadaccino. Anche questa che mi riduce i danni non è che mi faccia schifo. Stessa cosa qua, affinità con gli assalitori, e poi avrei tossina che infligge veleno, fondamentalmente. Qua posso scendere, c'è della roba da prendere. Mi tiene furtive. Sì, lì è da dove siamo arrivati, praticamente. L'equipaggiamo. Ah, ho droppato qualcosa? Sì, una bastarda a livello 4, ottimo. Quel libro, Varkij, ce ne sono una marea. Dipende da quale intendi. Ci sono un affottio di libri. Ora come ora non so neanche come considerati. Guardate cosa succede qua. Abbiamo preso fuoco. 1, 2, 3. Adesso si autodistrugge. Bam. Occhio, perché l'esplosione è grossarella. Ma questo è un trick molto comodo coi Pyros. Se fondamentalmente gli pariate... c'è Art of Game, che è molto utile se vuoi imparare. Se voi gli pariate il fuoco e glielo assorbite, glielo tirate in faccia, lui poi cresce e si autodistrugge automaticamente. E muore subito, e vi levate dal cazzo i Pyros all'istante. È molto comoda come cosa. E uno ce lo siamo levato. E poi anche l'altro. Potete anche farmare come dei bastardi qua, col trucco che comunque i Pyros sono abbastanza sovralivellati come nemico. Ho ucciso il Goblin invece del Pyros. Questo lo posso uccidere. Che si è messo un po' in mezzo ai coglioni. Vedete, 1, 2, 3.
3 e un Pyros in meno. Pam, pam. 1, 2, 3. Lo stanno menando i miei compagni, quindi. La musica è molto bella, quella sì. Alla musica non gli si può dire veramente un cazzo. Se non altro è molto reattivo nelle esecuzioni, perché può interrompere praticamente qualunque animazione. Adesso ho dei guantoni killer e potrei fare il monaco volendo, ok? Vado in tattica, metto la mia bandana pallida nuova di pacca, tunica furtiva è a 2, mi tiene furtive, ho i guanti stregoneschi ma ora non mi servono, vedete? Però gli darò a lui i guantoni killer invece di fare io il monaco. Lui credo possa prendere qualcosa, lui può usare le bandane pallide e ha una trita mago migliore. Potete riequipaggiare i vostri compagni, ma non potete fare... Ho sbagliato qua. Ah, Blood, Sweat and Pixels, ragazzi, però non è un libro di apprendimento, Blood, Sweat and Pixels è un libro che vi fa capire come sta messa l'industria degli indie e l'industria dei videogiochi, ma non è un libro, non è un libro di teorie, di teoria. Ok. Questo lo dobbiamo spaccare. E quando lo spacchiamo se ne vanno tutti. Visto? Quando ammazzate i cosi fondamentalmente vanno giù tutti. Allora, qua si poteva andare, ma mi sa che si arrivava dove si apriva la porta. Perché potete fondamentalmente aggirare i Pyros, ma vi ho fatto vedere quanto sono più facili da ammazzare del previsto. No, dove vai, Cactus? Vieni qua. Ecco. Madonna, che fastidio, Cactus. Bam. Preso. Vede che i nemici tra l'altro hanno la tendenza anche a droppare parecchie armature. See what's inside. Qua c'è il bastone dell'eremita. Potete iniziare a fare il mago fondamentalmente, ragazzi. Cosa molto comoda perché è una classe molto potente. Allora, assalto implacabile, ma voglio aumentare prima l'affinità e poi prendere assalto implacabile. Assolutamente sì. Possiamo assegnarla subito. Ricordatevi che le abilità in combo le dovete riassegnare, ragazzi, se no non le potete utilizzare. E alcune sono settate per essere utilizzate dopo un certo quantitativo di colpi, se no non potete. Tonica furtiva, mi conviene questo. E poi invece dell'assalitore vado a mago. Yes. Che è una classe, come vi dicevo, molto forte, e inizio a mettere l'equipaggiamento per il mago, perché vi cambia anche l'equipaggiamento delle classi quando switchate classe, ragazzi. Questa cosa può essere utile per un sacco di cose diverse. Allora, tu hai guantoni killer, che rimangono questi, non puoi mettere niente in testa, però la tonica furtiva sì. Ma questi ce li ho già io. Nulla, bandana pallida no, difesa pallida sì, però va bene. I personaggi di sto gioco sono una roba orrenda, sì. Non posso non concordare. Grazie per l'iscrizione a Ponzio. Comunque, il mago qua ve lo danno qui prevalentemente per farvi vedere la sua abilità speciale, che è idro, cioè che è idro, che sono le magie elementali letteralmente. Tra l'altro la cosa strana è che vi fanno capire che potete eliminare... Com'è che funziona il rito di magia?
C'è modo di recuperare PM, ma non ho visto bene come. Comunque potete usare Idroga. E ovviamente sono molto deboli contro Idro. Ma il trick, come sempre, è che se vi lanciano fuoco... Abbiamo i propaganti? No, ma Idrora... A win. Scarpe stregonesche. Prendete esperienza con entrambe le classi quando fate a botte, ragazzi, ma ovviamente prendete più esperienza con la vostra classe primaria. Allora, qua si può osservare. Tozzo gioca a questo e non a Elden Ring, e sbaglia, perché comunque non giocare a Elden Ring, a mio parere, è una bestemmia in questo specifico periodo. Bam. Ne approfitto e vado a uccidere anche il lupo. Vedete che ho cambiato abilità? Bam! Ho preso una bastarda peggiore della mia e un caspotto stregonesco migliore. Qua cosa c'è? Ah, ok, Lux abbassa il logoramento di tutti. Com'è stato tanto criticato Tonks? Da quello che ho capito è più breve del previsto. Narrativamente è ridicolo. Tecnicamente ha i suoi... Cioè, a livello tecnico non è che sia esattamente questo giocone. E il suo combat system, per quanto divertente e bello cacciarone, non è particolarmente bilanciato, mettiamola così. Non è un lavoro di fine bilanciamento. E questo ovviamente ha prodotto un po' di situazioni spiacevoli. Fuocaga! Bam! Fuoca! Preso un sacco di schiaffi qua. Ah minchia, ma si rompono proprio tutti contemporaneamente se gli spacchi uno vicino all'altro. Ora c'è l'alfa, che è quello problematico. E che ovviamente va ad attaccare me. Fuoca. Male. Mi curo. Che cazzo di adunato, vieni qua. Che fastidio quando... Che botta che mi ha dato. Mi ha logorato lui. E sono qua, sono morto. Porca troia. Quando vi succede questa cosa qua dovete stare attentissimi. Se avete la barra del logoramento basso, vi beccate un colpo e siete morti. Cioè, perché vi stunna. Però posso già livellare in realtà. Perché qua in realtà non perdete punti esperienza. Cazzo è successo? Si è imparato tutto. Di solito le live le faccio alle 8, Federico, ma ogni tanto vario, soprattutto quando voglio giocare qualcosa. Allora, l'assalitore me l'ha tenuto. Questo può essere comodo. Mago, affinità in più. Spadaccino. Sì, questa è sicuramente ottima. E torniamo un po' dove eravamo. Che dovremmo uccidere ancora un po' di lupi. Perché tanto sono respawnati tutti. Perché questa cosa qua l'hanno presa dai Souls. Ho anche perso del prezioso mana perché sono morto. E ogni volta che morite vi si abbassa il mana. Questa cosa qua ovviamente rende le ripetizioni delle boss fight un discreto dito in culo se morite tanto. Lì sotto mi sa che l'abbiamo esploso. Ho il sospetto che buttandolo di sotto, esattamente, sì, è successo quello che mi aspettavo, cioè è esploso il Pyros e ha ucciso 48 lupi.
Ok, adesso Lux, che ristuniamo. Torniamo guerriero. Cambiare classe, come ho detto, vi cambia anche la barra, ragazzi, la barra della resistenza. Mancato. Lui invece mi ha preso. Bam. E poi mentre loro ammazzano il lupo alfa, io gli tiro un fuocaga nel culo e stavolta lo stendo. No, l'ho mancato perché ha scattato. Morto. Adesso abbiamo preso un botto di roba. Vedete, bastava un attimino giocarsela con un po' più di strategia e non morivo come uno stronzo. Comunque, torniamo in tattica che abbiamo preso un fottio di roba. Una bastarda a livello 5, ad esempio. Una bandana. Mi conviene questa che mi dà comunque forza più 2. Questa non è male perché recupero PM con gli attacchi standard, anche se è stregonesca. Vabbè, per ora tengo la furtiva. Questa mi aumenta l'affinità di quel tipo lì. Stregoneschi. Vabbè, meglio dei forestieri sicuramente. E poi stivali furtivi. E poi invece quando devo cambiare, qua posso andare di cappotto stregonesco con affinità, maschera stregonesca, anche se ha l'affinità con tutt'altro, guanti stregoneschi, pantaloni stregoneschi, e la mia affinità col mago sale, no? Ah, ce l'ho a livello 5, tra l'altro. E hai anche gli scudi col mago, ma non ne ho ancora trovato uno. Beh, lui si può mettere un cappotto stregonesco, anche se non gli serve un cazzo. Queste scarpacce. Guanti pallidi. Calzoni non li può mettere perché c'è quella roba lì. Però ha una trita mago a livello 6. Bene. Ecco. Difesa. Ovviamente che trovo della roba nuova da dare. Appena ho finito di equipaggiare tutto. Quello che vi dicevo, no, ragazzi, si passa un botto di sto gioco nell'inventario, ma proprio un botto. Com'è da giocare? È pregevole, ragazzi. Più alta l'affinità, più livelli. No, Tozzo, più alta l'affinità. Allora, è probabile che tu livelli più velocemente con un'affinità più elevata. Questo non lo so ancora. Ma più alta l'affinità e più sblocchi delle abilità passive. Abilità passive che ti rimangono per tutte le classi. Quindi più tu livelli le classi e aumenti la loro affinità base, più abilità passive hai indipendentemente dalla classe che decidi di utilizzare. Quindi conviene effettivamente farmare tutte le classi per potenziarti tantissimo. Non solo, ci sono, come vi dicevo, qua c'è la scorciatoia, ci sono, come vi dicevo, delle abilità tipo Lux, che sono equipaggiabili quando le sblocchi con le varie classi, che sono super forti. E una volta che le hai sbloccate le puoi utilizzare attive con qualunque classe, anche quella. Tipo Ronin ha quell'abilità che ti potenzia il danno di tutto, ma la puoi utilizzare anche con le altre classi. Qua è luce PM consumati, va bene. Qua non ho niente. Torniamo di sopra. Sì, anche equipaggiando roba che alza l'affinità di classi che non usi, prendono esperienza. Quindi puoi tecnicamente fare un po' di mix and match strategico per prendere esperienza con tutte le classi e ottenere le abilità più o meno interessanti. Qua c'è una alabarda. Le lance. Vabbè, le lance hanno questa roba qua che se sei lanciere hai l'attacco della lunga distanza, hai l'attacco a impatto, l'attacco lacerante. Devo provarla. Voglio provarla per fare dei test. Voglio testare un po' tutto, ragazzi, ovviamente. Poi il lanciere a me non fa impazzire come classe. Però testarla non nuoce. Allora, così lo lanci.
Devo cercare di capire bene, voglio sperimentare un po' col lanciere. Ok, così è un colpo di un certo tipo. Ah, figo! Il lanciere ha delle combo direzionali, fondamentalmente. Quindi potete fare o questa combo ad area, o questa combo a botta. Ho preso un sacco di danni qua. E in base alla combo che utilizzate avete varie aree d'attacco. E poi potete anche lanciargli le lance in faccia, semplicemente. Muori. Bello. In base a quello che targettate avete praticamente delle combo variabili col lanciere. Quindi potete fare combo AOE, combo dritte, cose. Ci sono sicuramente animazioni riciclate da Nio, ragazzi. Non ne dubito minimamente. C'è già solo la classe del Ronin. I pipistrellacci sembrano molto deboli contro le lance. Vedete? Posso fare quella combo lì, posso fare questa qua la più laterale. Quella laterale non mi fa impazzire. La fondo sembra piuttosto efficace, ha un bel range. Per ora Barshak, come vi dicevo, lo sto trovando ridicolo narrativamente, ma piuttosto interessante a livello di gameplay. Il gameplay del gioco mi stuzzica, ragazzi, non lo nego assolutamente. Il gameplay del gioco sembra molto molto stuzzicante e piuttosto divertente. Perché il job system, vabbè, il job system è sempre stata una cosa figa in tutti i Final Fantasy, è applicato a un gioco comunque marcatamente action, è potenzialmente figo. È una delle cose che mi fa ben sperare anche per Final Fantasy 16, perché ragazzi, un Final Fantasy con un job system fatto bene e un combat system action è roba che ha del potenziale vero, con le abilità. E mi piace che l'abbiano in parte sfruttata questa cosa. Però è chiaro che il gioco non è propriamente un capolavoro di bilanciamento e c'ha i suoi bei problemi tecnici e non solo. Allora, qua ci sono loro che possono esplodere. Preso. 1, 2, 3. Ah, mi ha stunnato. Lux. In Lux non ho problemi di stun perché sono immune. Devo levarmi dal cazzo però qua perché c'è l'altra roba da rompere. Lux ancora. E ora gli rompo tutto. E va giù la colonna. Ho preso dei begli schiaffi però qua. Sono salito di lanciere. Dovrei anche analizzare un pochettino di più la... Non so quanta roba che ho trovato qua. La questione del... Via dove sono arrivato. La questione del... Oddio, come si chiama? Non mi conviene adesso. Mantello tenebroso. Questo invece mi conviene. Tunica furtiva. Questa è per il lanciere. Qua è meglio. Mi tiene furtive per il lanciere. Tendete anche a trovare un po' di roba extra. Comunque sì, adesso de-equipo il lanciere in realtà e ritorno sul guerriero, ragazzi. Parabracci tenebrosi, sì. Pantaloni tenebrosi. Scarpe stregonesche, va bene. Ho trovato uno scudo? Yes. Ottimo. E anche un nuovo bastone dell'eremita. Ottimo. Allora, meglio maschera stregonesca qui. Mm.
No, però niente alabarda. Torniamo alla bastarda. Ah, non ho fatto. Che palle che ti chiede il cambiamento della classe, certo. Potrei anche testare un po' il monaco, eh. Però è meglio iniziare con classi specifiche prima, ragazzi. C'è ottimizza Orimao? Sai che non lo sapevo. Non ho visto neanche il tasto. C'è l'ottimizzazione automatica? Mi sa di sì. Ma il loot poi lo posso vendere in qualche modo, ragazzi. Perché non ci sono ancora arrivato. Ma lo posso vendere tecnicamente dopo il loot. Perché per dire, se adesso vado in tattica... Ah, ottimizza è così. Ah, questo qua per lui è l'equipaggiamento migliore, va bene. E se invece faccio ottimizza... Ah, però, però vedete cosa fa, ragazzi. C'è un problema... vi mette automaticamente l'equipaggiamento migliore a livello di resistenza, ma per entrambe le classi paro paro. Che ci sta, per carità divina, con l'ottimizzazione, ma magari tu vuoi delle affinità specifiche o delle abilità specifiche e ti attacchi al cazzo, fondamentalmente. Quindi l'ottimizzazione non è brillantissima per come è gestita. Schegge d'anima, sì, ne ho trovate, ma le voglio tenere per il momento. Allora, colpo deciso per il mago. Rito di magia, non so neanche come cazzo si usa, non ho ancora capito come si utilizza. Aumento l'antivulnerabilità magica. Qua c'è il lanciere. Affinità. Prolunga lux. Uragano. Poi avrò qualcos'altro, no? Ah, il loot puoi smaltirlo per ottenere gli oggetti di crafting. Beh, lo farò a un certo punto, ragazzi, ma non ora. Ah, già che qua c'erano gli scheletri con gli attacchi imparabili. Simpaticissimi. Perché questa cosa qua, no? Che nessuno voleva tornasse da Nioh. Hanno pensato bene di reinserirla perché, boh, gli sembrava una grande idea. Cioè, gli attacchi rossi imparabili, questi qua, che sono letteralmente delle fottute prese, hanno pensato che fosse brillante reinserirle nel gioco. Perché, boh, chiedetelo a loro. Allora, lì c'era l'equipaggiamento, ma qua c'era da fare il giro lungo perché c'erano un sacco di nemici qua dentro in realtà. Tra l'altro non sto... dovrei ottimizzare anche loro. No, loro li ottimizza, sì. Ottimizzati anche loro, sono già ottimizzati. Bravo Bali, complimenti. Non so se io, come al solito, di norma me ne fotto dei platini, ragazzi, ma... se riuscite a farlo, comunque non è assolutamente un platino semplice. Allora, qua bisognava ammazzare la roba che c'era, perché c'era da prendere la chiave, mi sembra, e poi comparivano i nemici dietro. Tipo. Esattamente. Ma perché non ho mano? Sì, con il lanciere, se non altro, i pipistrellacci di merda vanno giù molto più velocemente. Quello bisogna concederglielo. Allora, credo che loro siano piuttosto deboli al fuoco. E invece no. Come cazzo mi hai preso? Ero convinto stessi attaccando i miei compagni. Dammi un po' di mano, no? Ne ho veramente poco, tra l'altro. Vabbè, lo sta tritando da solo. Jack. Ho preso un sacco di schiaffi, ma ho preso la chiave per andare da Chaos.
Sono deboli a terra. Sì, bisogna un attimino sperimentare con... Adesso la bastarda a livello 6. Bisogna un attimino sperimentare con quello che si trova. Allora, di là è dove devo andare, ma se vado un po' in giro prendo più equipaggiamento, quindi vado un po' in giro. Ah, oddio, questo era il Tom Berry, aspettate. Partiamo con... Ok. Questo è pericolosissimo se vi accoltella, cazzo. È proprio un Tom Berry nel vero senso della parola. Se vi... è molto pericoloso il Tom Berry qua. Bisogna ammazzarlo molto velocemente. Merda. Accoltellato morto, lo sapevo. Dio santo, se non lo uccidi subito sto figlio di puttana... il Tom Berry qua è proprio pericoloso. Porca troia. Se ti paralizza sei morto praticamente. Allora, lottatore, mago, assalitore. No, non posso salire di un cazzo. No, sono già morto una volta prima. Stessa cosa è successa a Light. Che mi avevano... Ah, è vero che hanno le serie non interrompibili. Anche questa cosa qua ti dimostra che il gioco era pensato per essere molto più difficile, ragazzi. Ma proprio chiaramente, cioè, perché hanno nemici con le combo non interrompibili, che quando iniziano la combo, basta, la combo te la prendi in faccia e ti attacchi al cazzo. Cioè, non c'è niente che tu possa fare, letteralmente. Eccolo. Allora, torniamo dal Tom Berry, che purtroppo è un bel dito in culo. Volta gli sparo in faccia, sì. Occhio d'astio generale, che porca troia, mi ha shottato ancora. Oh, che dito in culo, ragazzi, il Tom Berry. La posso parare, astio generale? Secondo me no. No, lievito e vado dritto al Tom Berry a suo giro. Ma che rito malefico, che cazzo fai? Posso pararla? Ok. Posso anche ritirarglielo. Ma davvero? Madonna mia, cosa cazzo sto facendo qua però? No, mi ha silenziato, non posso più usare le magie. Attaccatelo male, please. Cioè, vi rendete conto di che cazzo fa sto Tom Berry? Non era mica così nella beta. Ecco, coltellata morto. No, sono ancora vivo. Mi ha paralizzato. Mica ce l'abbiamo fatta. Che cazzo di fatica. Mi ha droppato una se non altro mi ha droppato una scheggia d'anima. Che faticata, ragazzi, per ammazzare sto coso. Peggio del boss. Guanti del cammino, completo del cammino, fatto bene. No, ma non per il mago, però. Cioè, per il mago non me ne frega un cazzo il completo del cammino. Capisco che sia forte, ma... Dammi un cappotto stregonesco, cazzo. Siamo riusciti a stendere questo cazzo di Tom Berry, comunque, ragazzi. About fucking time. C'è ancora una sola porta da esplorare. No, mi sa che ho fatto tutto. Sì. Time to chaos? Time to chaos. Caossiamocela di brutto. L'oscurità è sempre più fitta. Sento chaos fortissimo. Evoluzione classi. È tempo di uccidere chaos. Sì.
Poi qua vi fa vedere anche le classi, tipo quando voi avete, trovate un'ascia e potete fare il Marauder, potete fare anche il Berserker, che è un'altra classe molto figa. Se avete, spadaccino e spadone, potete fare, vabbè, guerriero è Ronin e questo, interessante comunque. Invece schermidore e spadaccino avete questa, il lanciere può diventare Dragoon o Monaco se hai lanciere e coso e Monaco in teoria, no? E pugilista, ecco, mettiamola così. Comunque siamo pieni, anche se abbiamo poco mana. It's time to chaos. È tempo di chaos. Chaos! It's time to kill chaos! Che è lì che si rilassa sul suo trono. Chaos. Chaos. Grazie Matsuya per l'iscrizione. Ma non ancora, ma un giorno lo sarò. Siamo qui per uccidere Chaos. Bray. No, col si ricordano quello che ha detto la principessa. È Garland. No. Chaos. Consiglio l'acquisto a un fan dei Souls. No, Liam, non è propriamente un Souls questo. Esattamente come Nioh, è più un curioso derivato che fa altro. Comunque, aia, porca vacca. Perché non ha parata? Adesso l'ha parata, sì. Perché tra l'altro stanno menando sempre me? Stai buono e picchia un po' i miei amici. No, no, ha deciso che devo morire. Ok, ce la facciamo. Minchia che mina che gli ha tirato. Malissimo questo. Gli ho spento la spada. No, gli ho spento un cazzo. Sto prendendo veramente un sacco di schiaffi, eh. Parato. E Chaos è andato. E ora c'è la seconda fase che è molto peggio della prima. Know when you're beaten. Merda, questa è una presa. Occhio perché qua sono cazzi. Parato. Fiammata. Parata. No, parata un cazzo. Sto morendo. Lo so che sta arrivando. Quella roba lì fa male dalla distanza. No, mi ha preso. Ah, era praticamente morto. Ho cercato di pararla, ho fatto la cazzata. I compagni sono pure troppo forti, ragazzi, adesso. Sono molto migliorati, ragazzi, ma proprio. Cos'è qua che c'è? Sì, no, lo so già, grazie. Vi dà anche i consigli per ucciderlo. No. I compagni sono fortissimi qua, ragazzi. Veramente fortissimi. Sono io che faccio cagare. Oddio! Me la cambi la classe sì o sì? Fanno praticamente tutto loro, cioè. Sono invulnerabile durante questa è il cazzo. Idro. Idro. Non ce l'ho più. Prima gliela interrompeva Idro questa, perché non la interrompe più? Madonna, Ligi. Ecco, c'è solo un problema con i compagni. Che non capisci quando attacca te o attacca loro.
Se invece si concentra su di te è molto più facile da fottere, perché fondamentalmente il pattern quello è. Madonna mia, comunque durante il Lux prende un sacco di schiaffi. Grazie per l'iscrizione, Pierros. Parato. Non parato. Mi sono curato appena. Ma quanto cazzo toglie? Ha dei pattern super erratici poi. Vi prego ragazzi, uccidetelo, please. Ok. No. No, Dio santo, m'ha preso. È andato giù Jed. Oh, morto. Ce l'ho fatta. È riuscito a uccidere Jed, sto bastardo, eh. Sto giocando a normal, ragazzi. In realtà il gioco non è difficile, perché comunque se gli stai lontano e lasci fare i compagni, ti arano, gli arano il culo. Tra l'altro ti basta equipaggiarli un pochettino. Io invece li ho lasciati un po' babbi. Vedete, potete anche utilizzare una delle vostre pozioni per tirarli su. Sì, si prendono a cazzotti. To kill chaos. Vabbè, è andato giù al secondo tentativo, se non altro. Time for the reveal. E ora c'è, ragazzi, ovviamente. Un momento di grande narrativa. Il grande momento bullshit. Un'altra scena iconica, sono d'accordo, The Mentalist. Oh. Wait. Wait. My crystal. Il mio cristallo si muove. Yeah, just like before. Mine's going crazy. Che meraviglia anche sta scena, comunque. Senza senso. Sono Neon. And not chaos. Guess I was right. Non sono chaos. Dovevo immaginare. Che poi è bello perché lui gli chiede una spiegazione, lei gli dà una spiegazione comunque estremamente insulsa, del tipo siamo andati a sconfiggere Chaos, ma li ho persi tutti, e poi ho deciso di diventare io Chaos per risvegliare la gente di Cordelia. Ma non è spiegato come da un momento all'altro lei diventa Chaos, diventa Garland, no? Non esiste caos, è una favola. L'oscurità è più di tutto il pessimismo che consuma l'animo umano. Lei inizia a fare un discorso comunque sensato su quello che potrebbe essere la natura di Chaos, che dice non è che c'è un vero super cattivo, è che l'animo umano è oscuro e vogliono dare la colpa a un singolo cattivo, quando in realtà i problemi sono molto più gravi di così. E poi arriva, quindi lei fa una sorta di discussione sulla morale, sui problemi del mondo, su quello che effettivamente bisognerebbe affrontare. E poi Jack... Bullshit. E fa partire la musica in sottofondo. Cioè... Questa scena non potrò mai guardarla senza ridere, ragazzi. È... He's out there. I can feel him. I just have to keep looking. Non posso non ridere davanti a questa scena, ragazzi. E lei è l'altra cosa bella, sempre legandosi al fatto che questi personaggi sono caratterizzati come dei beoti assoluti. È che, tipo... lei fa tutto sto discorso che ha un senso, no? Loro la mollano lì come una cogliona. Lui esce ascoltando i Limp Bizkit, spegne dopo aver fatto 20 passi la musica, e poi lei improvvisamente ci ripensa del tutto e basta, best bros. È come se chi ha scritto questo gioco non avesse idea di quasi di come ci si rapporta a un essere umano. È meraviglioso, meraviglioso. È un capolavoro, ragazzi. Masterpiece.
Masterpiece. Si torna a Cornelia. Yes. Masterpiece. Ve l'ho detto, quando ho giocato la demo e ho giocato questa parte, io ero convinto che fosse tagliata. Ero sicuro, cioè, ero convinto che fosse, ci fossero dei tagli, che tutto questo pastrocchio fosse legato al fatto che avevano tagliato delle scene fondamentali. No. No. Sono io il boss finale, sì, assolutamente, ragazzi. So this is what the city's like. I'd forgotten. Mi ero dimenticato come era la fine. Vedete, e anche questa roba qua che continuano a ripetere il colpo di scena. Ah sì, mi dimentico le cose. Ah sì, beh, anche noi ci dimentichiamo un sacco di cose. Oh, dai. È inutile avere attaccamenti al mondo se devi combattere Chaos. È meglio dimenticare. Questa, proprio questi, queste, questa narrativa sottile come un branco di elefanti, no? Sì, sto gioco è un insieme di frasi edgy del cazzo. Hey Neon, when did you first come here? 10 anni fa, anche se sembra ieri, ancora questa cosa ripetuta fino allo sfinimento. Oh, c'è un buco di 10 anni. Come mai? Ma... Ah sì? Vashbix. And, that about covers it. So the throne was empty. No, ragazzi, anche la regia è terribile. Però questo è Team Ninja, eh. Qui non c'entra Square Enix. Il Team Ninja sulla regia è tremendo. Cioè, anche i Nioh avevano una regia di merda. Do you also bear a crystal? I think you've seen it before. Very good. Four warriors, four crystals. Oh, quattro guerrieri, quattro cristalli. Però sono neri. Oh, finalmente i guerrieri della luce. No, re di Cornelia. Sanno i cristalli neri, non sono i guerrieri della luce. Voglio credere in voi e rivelarvi l'intera profezia di Lucan. When darkness veils the world, four warriors of light shall come. If they cannot gather the shards of light, the darkness will consume. Masterpiece, ragazzi, masterpiece. Grazie per l'iscrizione, Coach Dario. Metacritic 15. Come detto, io non ho grandi aspettative. Mi aspetto che Ora della Fine sia una delle trasciate più incredibili mai esistite a livello narrativo. Ma un gioco comunque divertente da giocare, dove fare a botte, usare il job system è spassoso. E le boss fight sono anche abbastanza fighe. Mi aspetto un'esperienza di questo tipo qui. Non nulla di particolarmente eclatante. Un gioco da 7. Non per le pregenzioni, ma da quello che ha di Metacritic. Il gioco da 7 quintessenziale. Lo spin-off, bellino da giocare, ma che è una cagata in tutto il resto. Io credo che in realtà Sal ci sia tutto del primo Final Fantasy, cioè il mio sospetto è che questa sia letteralmente la origin story del cattivo del primo Final Fantasy. Cioè la origin story dei cattivi del primo Final Fantasy. Questa qua è secondo me la narrativa di questo gioco. L'hanno anche spoilerato nel trailer, cioè non era così difficile da comprendere. Quindi un gioco da recuperare con calma e in sconto? Sì, Lian Sonic. Un gioco che se vuoi un action divertente, senza troppe pretese, con una trama cogliona che ti fa fare due risate, questo è il gioco giusto da giocare. Però l'ho giocato giusto un paio di ore. Cioè adesso l'abbiamo giocato un'ora, siamo ripartiti. Ma voglio capire appunto
cosa... cioè, dopo quello che ho già visto nella demo, cosa c'è? Liberate questo mondo dalle tenebre. Ok. No, speriamo di no, T-Seeker. Speriamo di no. Possiamo ancora parlare con i personaggi. Che poi... devo andare a Pravoka, che c'era anche in Final Fantasy 1, nella città della Barche. Our only hope. Che poi è bello perché puoi parlare con tutti, ma nessuno ti dice niente di utile. Sono solo dialoghi di merda. Thanks. By the way, princess, we didn't see anyone who matched your description of Garland at the Chaos Shrine. I see. But that means we might find your knight. Potremmo vuol dire che potremmo trovarlo altrove, comunque. Sorry, that's all we have. I do hope he's out there somewhere. I don't mean to pry, but what was your relationship with Garland? L'aliasing è bello massiccio. L'aliasing è veramente massiccio, soprattutto quando fanno le quando c'è l'inquadratura differente, nel senso che c'è il focus su un determinato elemento. Dicevate, ragazzi, che io nell'inventario posso tecnicamente faccio l'ottimizzazione. Sì, ma l'ottimizzazione è veramente una roba solo ed esclusivamente di... Vedete, ho attivato adesso... come faccio a vedere? Ok. Beh, cazzo, hai detto poco. Qua ha più senso che sia così. Non da lì, dalla mappa, come parlare con la gente ma col fabbro, no vabbè. No, ma non dubito che a Ostregate che più avanti ci siano dei gioielli di trash assoluto, eh. Hey there, Jack. You just got back from the shrine, right? The minister paid you. Venite a riposarvi. So why not get some rest? Lui parla. I was hoping you'd say that. Lui parla a grugniti e gli rispondono: ah, speravo che lo dicessi. Dicessi cosa? Ha fatto un verso. Speravo che mi dicessi questo. È tutto bellissimo. And so their journey begins. Anche lui fa i versi. And so their quest began. E scrive la storia degli eroi. Ah, e allora... Ma anche questi cambi di scena. Cioè, questa scena... Che senso ha? Però attenzione, perché mi ha mandato subito al Ponte Nord. Non mi ha messo le missioni secondarie a sto giro. A sto giro non mi ha messo le missioni secondarie, mi ha mandato dritto alla città portuale. And so their quest began. As the four warriors of light, they felt overwhelmed by the great task destiny had placed before. La musica è pure epica, cioè tra l'altro qua c'è anche una scena abbastanza figa esteticamente, però davvero, ragazzi, cioè il gioco è ridicolissimo. Questa inquadratura è anche figa con tutto il cielo colorato, che... cioè sembra quasi una copertina dal videogioco. Se questa fosse stata la copertina del videogioco sarebbe stata più bella. Ah, le cose secondarie si sbloccano adesso, ok. Ah.
Such embarrassment. Such chaos. Such chaos. Ragazzi, non diciamo ste bestemmie. Io ho grande fiducia per Final Fantasy XVI. Quando ci guarderemo indietro ci faremo una risata per la differenza tra quello e Origins. Pravka! Che adesso c'è l'altra scena bellissima che fa riderissimo. Con loro che arrivano a Pravka e la gente gli tira i sassi perché gli dà la colpa per il fatto che il re è una merda. E tipo, parlano col bambino e il bambino da quello che li odia improvvisamente diventa... Anche lui best friend, best informatore. La reazione di Jack a tutto è un grugnito. Questa cosa io non riesco a... Ah. Oh, lui risponde veramente a tutto con un grugnito. Non è colpa del re, è stato Chaos a uccidere tuo padre. No, noi siamo qui per battere Chaos. È morto anche il signore. Il capitano Bicchi ha preso il suo posto. Bicchi che è un altro boss di Final Fantasy, ragazzi. Vive in una grotta laggiù, piena di mostri a caso. Un dungeon. Sì, l'interpretazione fa un po' David Hayter con Solid Snake, che anche lui ripeteva le parole mille volte. Metal Gear. Lalilulelo. Ok, adesso abbiamo le secondarie. Scegliere una missione. Oh, finally. Formazione, che io voglio cambiare Ash con Neon. Ho anche la nuova evoluzione classi, posso potenziare il mago. Shock critico non era male, ma... anche una extra per il lanciere. Mi sa che sono già equipati perché avevo già fatto ottimizza, in teoria. Sì. Minchia, lei ha uno spadone di livello 10. No, voglio usarlo io lo spadone di livello 10. Lei gli do il belligerante del cazzo e me lo prendo io lo spadone di livello 10 perché spadaccino è una classe rottissima. Yes. Spadaccino, ragazzi, è una classe rotta a merda, perché è una classe molto da principiante in realtà, facilita tantissimo la vita per chi non vuole morire male, perché ha l'autoparata, letteralmente ha l'autoparry, però è molto forte. Qui c'è, allora, qua c'è sempre... Come a livello mortale, no. Ci sono vari tutorial, non so se... vi siano utili per qualcosa, li darò un'occhiata più avanti. Però adesso vado a Ricordi Blu, Addio Crudele, che mi sembra che l'obiettivo sia... uccidere... non era uccidere un grifone? L'obiettivo? Sconfiggi un grifone regina. Sì. Stava giù di qua, tra l'altro. Adesso lo posso attivare. Come vi dicevo, questa classe ha un'abilità rottissima, perché voi andate fondamentalmente in modalità counter e appena vi colpiscono contrattaccate immediatamente. Ed è super comodo, perché consuma relativamente poco e vi assicura di pararvi il culo. Poi contro i lupi alfa che sono particolarmente fastidiosi. Non fa molto danno, ma non le serve. E se la fate mid combo ovviamente cambia l'abilità e ottenete altro.
Le esecuzioni comunque sono molto veloci. Ma lì c'è un forziere. Credo che prima ucciderà suo scemo. Vedete? Counter. E tra l'altro il counter colpisce il nemico che avete targettato. È veramente un'abilità rottarella, eh. In parata subiscono un sacco di danno alla guardia, quindi muoiono molto più velocemente. E basta, vai in auto-counter e non ti ferma più nessuno. Continui a fare l'auto-counter e nessuno riesce realmente a fotterti. Certo, devi sempre avere il mana. Se avessi il mana un po' più fortarello sarebbe meglio, però... Bam. No, non è debole a terra. Ascolta. Preso un sacco di roba. Vediamo se posso ottimizzare. Mi continua a mettere il cappotto stregonesco. Ma vabbè. Non capisco neanche perché. Sì, per una questione di livello, ma... Vabbè, mettiamo completo il cammino a livello 8, va. Portaci Chaos in Kingdom Hearts 4. Madonna, non mi terrorizzate, ragazzi. Questa non si apre. C'è una trita mago. Non si andava da qui, quindi? Dove cazzo si andava? Stun. Fare il mago alle volte può essere anche utile per recuperare più velocemente magia, perché i colpi del mago recuperano un botto di MP anche se fanno un poco danno. Next. Allora, mi sa che si va di qua, quindi. Sì. Counter! Counter! La cosa bella è che mi sa che potete utilizzare il counter anche come mago. Cioè, se voi lo attivate e cambiate classe, vi rimane. Dovrei testare, non ne sono sicuro, ma sospetto che funzioni. Sapevo. Merda, lo sapevo. Che fastidio, sti pipistrelli, madonna. Occhio al mago, che ovviamente è potentissimo, ma va gestito con un buon posizionamento, sennò vi rompono il culo. Allora, di qua si scende e di là forse c'è qualcosa, ma non ne sono sicuro. No, ho solo aperto la scorciatoia. Beh, no, ragazzi, allora, va detto, il gioco ha indubbiamente dei problemi, prevalentemente narrativi e tecnici, ma... Sul fatto che ci siano stati spin-off peggiori, credo che nessuno abbia dubbi, dai. Vi ricordo che abbiamo cosine come Dirge of Cerberus tra gli spin-off di Final Fantasy, eh. Ma basta! Ogni tanto non mi prende il comando della cura, comunque, eh. Questa è un'altra ottima abilità.
Madonna, che risposta comunque. Sono morto. No, sono ancora vivo. Non me l'aspettavo. No, davvero? Cioè due di fila di ste merde? Mi ha fatto un culo come una capanna sto scheletro maledetto. Non ho più cure. Buonanotte, scheletro. Bentornato. Bentrovato. Dai, tiratemi del fuoco, please. No, soffio infuocato. Fuoco. Vabbè. Niente fuoco. Allora, lupo time. Piro, ecco, dato giù anche lui. Tanti saluti a tutti. Vediamo un pochettino cosa troviamo qua, ragazzi. Il nemico più forte del gioco è sempre la gravità, anche quando la usate sui nemici. Peccato che non ho pozioni, ma adesso vorrei uccidere comunque. Ok, fuoco, grazie, quello che volevo. Mancato. Bene. E adesso si autodistrugge. Perfetto. E anche se i due Pyros ce li siamo levati dal cazzo. Ma... un... oh no. No, 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 no. Sto messo troppo male. Quasi ucciso. Ma sono ancora vivo. Final Fantasy 16 a questo punto non me lo aspetto più per il 2022, ragazzi. Me lo aspetto per il 2023 perché fanno uscire troppa roba Square nel 2022. Cioè, ci sono troppi giochi previsti. Davvero troppi. Quindi mi riesce difficile credere che faranno le cose per faranno le cose prima del tempo. No, oh, qua. A pelo proprio è andata. Evoluzione classi, ragazzi. Allora, ho schermidore, affinità più 10. Questa era un'ottima abilità. Infatti l'assegno. Poi c'era colpo di scudo, che era valido ma niente di che. Anche se lo posso mantenere. Affinità schermidore, sì. Recupero con pozioni extra, sì, ci sta. Tanto credo di aver evoluto anche le altre classi, però. Sì, infatti ho anche dell'extra di spadaccino. Bam. Più affinità spadaccino. Perché le altre sono poi classi, ragazzi, potenziate. Ci sono anche le classi avanzate. Vedete, ho fatto doppio intercettamento, uno di fila all'altro, e gli ho rotto il culo a tutti, perché se ho tanto mana posso spammare la stabilità. Ed è veramente un'abilità fortissima. E costa anche solo uno, quindi... No, ragazzi, Final Fantasy VII Remake Part 2... Cioè, se ci credete che arrivi nel 2022, ma anche secondo me nel 2023 è troppo presto... Remake Part 2, se il 16 è 2023, arriva nel 2024, con ogni probabilità. Ok, lei ha uno spadone livello 8 adesso, però. Sì, comunque fare l'auto-equip effettivamente conviene per evitarsi un sacco di rotture di cazzo. Siamo super pieni di mana. Ah, scimmia,
Altro che 10 anni. Se pensate che Final Fantasy VII Remake verrà completato in un decennio, siete molto ottimisti, a mio parere. Comunque, qua sotto c'è il Grifone Regina, ma non è da solo, purtroppo. C'è pieno di un sacco di mostri bastardi. Ecco. Benissimo. Adesso lo spingiamo. Allora, prima conviene ammazzare tutti sti cosi. Poi andare dal Pyros. Uccidere il Pyros. Poi tirargli fortissimo alla Grifone Regina dalla distanza, che è immune quasi a tutto, ma... è il nostro obiettivo. Quando le rompi l'armatura, la sfondi. No, mi ha preso. Sono vivo, ma non sto benissimo. Mi curo. Ok, è morto. Mica, gli abbiamo fatto tipo un suplex per ammazzarla. Fine della missione. Questa missione secondaria era piuttosto semplice, ragazzi. Abbiamo preso un sacco di equipaggiamento e livelli. Mi sa che c'è Sismaga qua, è vero, Barbone Gio? Ho preso un sacco di cosine. Più sfere opache che non ho ancora capito che cazzo servono. Potete cambiare la difficoltà in qualunque momento, tra l'altro, eh? Questa cosa è curiosa. Qua c'erano ancora le secondarie di cui non mi faccio un cazzo. E il covo dei pirati. Quindi andiamo a sto covo dei pirati. Prima faccio evoluzione classi, però. No. Croce tagliente, intercettamento. Ah. Curioso questo. Questa è un'altra abilità nuova. Che è croce tagliente, faceva dei buoni danni. Ok, ora ho altre cose potenziate. Andiamo al covo dei pirati, ragazzi. Al covo dei pirati c'era la prima katana, che è poi quella che cambierò, perché il Ronin sembrava una classe molto figa. Il Ronin è l'esatto opposto dello schermidore. Lo schermidore è la classe se avete problemi di difesa. Cioè vi autoparria tutto e rompete tutto con lo schermidore, senza particolari... Finché avete mana e spammate la parry automatica, non avete particolari rischi di restarci sotto. Anche se non credo sia immune alle magie, ma è immune comunque a molta roba. Il Ronin non è il samurai, Barbone Joe, perché il Ronin è la classe prima. C'è il Ronin e poi c'è il samurai. Ah, dalla mappa vai nel menu e premi R1. Dopo ci vado. O magari ci andremo alla prossima puntata, ragazzi. Così vi stupisco con effetti speciali. Comunque siamo a Pravka. Dove appunto a un certo punto vi danno la katana. Mi ero dimenticato tra l'altro il fatto che ci sono i ragni. Mina. Sì, dopo due colpi. Eccolo. Morto. L'unico problema dello spadaccino, ragazzi, è che sei, visto che hai un'abilità autodifensiva, sei poco portato a sviluppare il timing necessario per fare le cose per bene con le parate giuste. Bam! Esploso quello. Mi piace molto anche quell'attacco qua. Lo spadaccino è una bella classe, e secondo me il paladino, che è tecnicamente la sua evoluzione dopo, o il cavaliere, sono delle classi altrettanto fighe. Bisognerà capire, però dovrò sperimentare, perché qua ci sono un sacco di classi, ragazzi. E se il gioco non è effettivamente lungo come penso, potrebbe non esserci molto tempo per farle, per provarle tutte. Oh, yeah? Yeah.
And right now we need to focus on what's ahead. Forget about it. I can get behind that. Comunque è bellissima sta cosa che Neon più passa tempo con loro e meno diventa intelligente. Ma veramente, cioè, perché se la senti parlare, inizialmente era quella che si faceva delle domande e aveva dei dubbi, no? E poi a un certo punto diventa quella che dice: è meglio non pensarci, è meglio non ragionare, è meglio non fare considerazioni complesse, è meglio concentrarsi su quello che c'è dopo. E ovviamente Jack le risponde: sì sì, sono d'accordo, se non devo pensare, sono d'accordo. Se il mio cervello non serve, sono d'accordo. Assolutamente sì. Più va avanti la trama e più loro si stupidiscono, ragazzi. È tutto meraviglioso. Derivazione d'attacco caricato. Intercettamento esperto. E poi questa cos'è? Lampo solare. Lampo solare! Dopo 3. Andiamo avanti di qua. Ne ho anche una dello spadaccino, perché come vi dicevo, se avete... Ho sbloccato guerriero. Che tecnicamente mi dovrebbe bastare lo spadone per usare guerriero. No, preferisco maschera del cammino. Ed anche il completo del cammino 8 mi dà più affinità guerriero. E quindi prendo esperienza anche per quello. Cioè, se io decido di equipaggiare... Cazzo ne so. Una bastarda. No, mi fa solo lo spadaccino. Il guerriero ha bisogno di qualcos'altro, evidentemente. No, le classi che posso utilizzare sono queste. Anche se l'ho sbloccato, il guerriero non me lo fa usare. Devi sbloccarlo da entrambi i lati. Ok, lo devo sbloccare anche come samurai, quindi. Capito? Come Ronin, in realtà. Dove sono? Ah, eccoli qua. Non fa molto danno lo spadaccino, ma ha delle abilità molto forti. Buonanotte. Si prende molto... Comunque sì, sospetto che il gioco non sia super lungo, perché si prende un quantitativo enorme di esperienza anche da nemici... Ok, base. E questo mi lascia intendere che... Non ci siano poi chissà quante missioni per livellare le classi, perché se le classi sono veramente 27, e dovrebbero essere 27, ragazzi, e i livelli con questa velocità è perché vogliono fartene, non dico riempire al massimo, ma riempire almeno metà e poi lasciare le altre per i completisti. Lassù si può salire? Sì, probabilmente facendo il giro. Damn, smells like strong stuff. Bonk. Steso. Allora, io non volevo andare lì in realtà, volevo andare su di qua. Perché c'era chiaramente un passaggio. Esattamente. Avevo visto il passaggio segreto qua. Oh merda, sono un sacco questi. Bonk. Bonk 2. Counter. Non è servito. Mi sono perso? No. Eccolo qua. Qua c'era la porta. Vediamo se ho dell'altro equipaggiamento buono. Sì. Continuo a mettermi... Oddio, cos'è sto? Cos'è questa maschera? Maschera devota, ammazza. Bene, ma non benissimo. Continuo a mettere sto completo perché...
Molto Keo. Questo è ancora vivo. Però non si è rigenerato, se non altro. Altra classe migliorata. Che cazzo di scarpette rosa ho, tra l'altro? Sono terribili da vedere. Il mio obiettivo, ragazzi, oggi è tornare dove ero per la demo. Cioè, fare bicche, fondamentalmente. Poi al resto ci pensiamo. Mamma mia, quanti schiaffi. Ok, qua c'era del fuoco che è esploso. Mamma mia, tra l'altro stavo morendo. Non me ne ero neanche accorto. Morto. Osserva. Possiamo usare quelle stalattiti. Peccato che non me le faccia neanche targettare. Il fatto che le esecuzioni siano... Cioè, questa non è una roba facilissima da implementare, ragazzi. Esecuzioni praticamente immediate, non... durante qualunque animazione, implicano una certa qualità nella gestione delle animazioni e della risposta dei comandi. Poi però ogni tanto il combat system sembra un pochettino più balordo e risponde meno. Devo capire. Ore. Evoluzione classi. Vediamo cosa ho livellato di bello. Lo spadaccino di sicuro. Recupero con le pozioni. Intercettamento esperto. Danni complessivi subiti inferiori. Buono. Ok. Derivazione d'attacco caricato. Va bene. Questi sono gli effetti che fondamentalmente ti potenziano le classi oltre un tot. Affinità mago più 15%. Very good. E adesso si scende di sotto? No. Oddio, qua c'erano varie cose, ma prima di qua c'era anche un'altra porta, sì. È chiusa, perché devo buttarmi di sotto. Nei dungeon non c'è una minimappa per orientarsi? No, Billy Silma. Le classi in totale, da quello che ho capito, Livat, sono 27. Sono un fottio. Ah, già che qua esce sto coso. Tra l'altro non so se avete notato che quel suo coso mi ha colpito anche dietro. La parry è veramente rottissima. Molto, eh? Vi para da tutto, veramente da qualunque cosa. La parry è veramente super forte, però non vi para dagli attacchi rossi, giustamente. Ho capito comunque perché li hanno messi gli attacchi rossi, perché le abilità difensive automatizzate di questo tipo sono troppo forti in questo gioco. E quindi ci sono alcuni nemici che hanno attacchi multipli e alcuni nemici che hanno attacchi a presa, che non vi permettono di fare il cazzo che volete. Vulnerabilità del nemico, sì. Abbiamo già visto. Tattica. Ok. Qua dovrebbe avermi dato il bastone dell'eremita più forte che avevo. Mi sembra giusto. Ora ho un completo da chierico, ma sono tutt'altra classe. Anche qua si poteva entrare, no? Bastava dargli... Esatto, dargli una botta. A botte. Justin, non capisco neanche cosa tu stia intendendo, nel senso, non c'è un gioco della PS2 non è un indice di tipologia di un gioco. Di giochi della PS2 ce ne sono stati miliardi, e tra l'altro tra quei giochi ci sono anche dei titoli che hanno dei gameplay più moderni di molti gameplay odierni. Quindi anche lì dire, non vi ricorda un gioco della PS2? Probabilmente ti ricorda un qualche action che hai giocato su PS2, ma non erano così complessi a livello sistemico, la maggior parte. Poi, per carità, su PS2 c'era anche Devil May Cry, quindi... però non è una descrizione, mi ricorda un gioco PS2. Usbergo striato. Zabà. Oh.
Come sono sexy adesso. Avercene avuto giochi di questi di questo livello su PS2. Non nel senso che non ci fossero giochi eccezionali su PS2, ma cazzo, se avessero ci fossero stati dei giochi con un gameplay di questa complessità su PS2, per l'epoca sarebbero stati dei capolavori. Magari il feeling, quello del il feeling di gioco che un po' cacciarone, forse intendi questo, forse il feeling del gioco un po' cazzone, un po' cacciarone, che se ne sbatte abbastanza al cazzo della finezza per offrire un'esperienza più che altro divertente, senza troppe pretese, quello ci può stare. Ah, il comparto grafico e il feeling. Sì, il feeling posso capirlo, nel senso, quella roba un po' più grezza, pensata per divertire senza troppissime pretese, ci può stare. Qua c'è un passaggio segreto. Lo sapevo. Passaggio segreto. Counta! Esplodiamoli! Counta! Ma infatti Pambauletto, anch'io mi ci sto divertendo, nel senso... ma ve l'ho detto, ragazzi? Cioè, mi ci sto divertendo a vari livelli, perché voi pensate che il gioco mi faccia cagare perché è scritto da dei rincoglioniti, ma non è così. Il gioco per me è molto spassoso. E trovo che sia assolutamente piacevole. Parte di me vorrebbe sostituire il mago con il monaco, però avere una classe magica e portarla avanti secondo me è vantaggioso. Il combat system è valido, ma ragazzi, è il team ninja, cioè non sono gli ultimi stronzi arrivati in sto campo, eh? Parliamo di quelli che hanno fatto i Ninja Gaiden, va bene che poi sono un po' impazziti, sono andati abbastanza fuori di testa dopo che è andato via Koso, come cazzo si chiamava, Itagaki, che poi è stato ampiamente dimostrato che il loro talento non risiedeva in Itagaki, perché Itagaki, andato via da lì, ha fatto dei giochi di merda, e quindi in realtà forse era un misto di fattori incredibilmente fortunati che li hanno portati all'epoca a fare dei gioconi. Perché io continuo a dire e ripeterò all'infinito che Ninja Gaiden è uno dei migliori action mai fatti, ma più gioco l'1 e il 2, più mi rendo conto che il motivo per cui sono belli è pura casualità, perché non sono giochi ben calcolati, non sono giochi ben congegnati, ben bilanciati, ben strutturati a livello di gameplay, sono giochi... Ecco qua c'è la prima katana. Che è quella che volevo provare, che ve lo spiegano, vi fa vedere, no? Katana e Ronin ottengono un potenziale offensivo RB, tenendo premuto RB. E usi fendente a sorpresa. A me piace tantissimo la classe del Ronin, infatti ora la sostituirò. Perché voglio fare il samurai ora della fine. Yes, Jimbo. Ci siamo. E potete anche spendere subito roba, eh? Grazie Tsubasa. Le due modalità sono quelle dei due giochi, Tsubasa. Ultimax è sia l'arena base... Ultimax, quindi l'Arena 2, e sono due narrative diverse. C'è quella del primo gioco, che si ricollega a Persona 4, e poi c'è quella del seguito, che è letteralmente la narrativa dopo, è il seguito. Quindi hai tutte e due le narrative di entrambi i giochi. È lì la differenza, praticamente. Affinità Scremidone, yes. Vedete, posso usare anime. Yes. E iniziare subito. Affinità Ronin. Questa è fantastica, perché è quella che vi aumenta il danno. Luna pallida è un'ottima abilità. Very good. E ora vi faccio vedere il Ronin, perché è super figa come classe. Perché praticamente voi potete caricarvi, vedete? E mentre siete in caricamento fate 12.000 attacchi, però siete completamente vulnerabili. Fate tantissimi danni, ma siete super vulnerabili. Quindi non potete abusarne. Le combo base invece sono abbastanza normalone.
Siete un glass cannon a tutti gli effetti, come, come Ronin, ragazzi. Sto tornando indietro per caso? No. Vedete che purtroppo siete molto vulnerabili. Che cazzo sto andando qua? Sono super perso. Poi c'è questo attacco qua che è il Yaijutsu, che si potenzia più lo caricate. Ed è terrificante, ma siete fermi mentre lo fate. Ho trovato una gemma migliore della mia. No. Come sono morto? Ah, oddio, mi aveva avvelenato? Mi aveva avvelenato! Quei biggu inculato. Puoi anche personalizzare il combo dopo l'R1 caricato. Questa cosa è fighissima. Buona, autodeath del Pyros se lo colpisco con tutti i fuoco. Se mi spara un altro fuoco è morto. No. Buonanotte Pyros. Bon, vedete che le abilità della katana comunque sono super rotte. Fascia furtiva. Cosa c'è? Potrei aver un'abilità da equipaggiare esattamente, che non ho equipaggiato. Perché ho, esattamente, ho luna pallida qua. E posso mettere... Sì. Posso mettere anche colpo di scudo. Posso mettere tacci della rivelazione. E posso mettere rinforzo. E anche colpo di scudo. Ma non c'ho solo scudo adesso. Rinforzo vi aumenta la difesa. Invece tacci della rivelazione vi aumenta l'attacco. È molto forte. Ora devo solo trovare la strada per andare avanti. Vedete, luna pallida rompe i culi. Come abilità. Ma proprio... Minchia, spacca le... Fa uno stun incredibile. Oh. Ecco, adesso tacci della rivelazione è molto utile. Però Lux è più utile. Prima le crashate meglio è. E col samurai viene molto facile. Perché potete fare questo. Quindi qualunque cosa sia qua in mezzo viene tagliata a fettine in un nanosecondo. Il samurai c'ha proprio questa roba qua, contro nemici statici che si scoprono per un lungo periodo di tempo. È la classe Ronin, perché il samurai fa altre cose, ma è potenzialmente una delle classi più forti del gioco. Perché tu stai fermo e dai 12.000 colpi, e se il nemico non ti contrattacca istantaneamente, lo sciogli. Il problema è che la maggior parte dei nemici, non vale ovviamente per queste pareti statiche da rompere, che evocano i nemici, ma la maggior parte dei nemici ti contrattaccano istantaneamente. Questo è il problema. Tunica furtiva massiccia. Già. Opalai. Very good, my boys. Siamo belli potenziati e siamo quasi a bicche. E posso anche livellare, I think. Costo PM abilità dinamica, yes. Affinità Ronin, yes. Più schermidore. Posso sbloccare il cavaliere, ma lo devo sbloccare anche dal guerriero. Assalitore, scirocco, vortice, tiro a vortice. Qua invece è... No, andrò di qua, tossina. Livellare certe classi può essere conveniente a una certa, ragazzi, come vi dicevo. Perché poi fate un sacco di porcate molto particolari.
Politropos, però, proprio come scrivi, dovevano bilanciarla così. Se ti avessero permesso di muoverti rapidamente mentre utilizzavi la magia, le casse magiche sarebbero state disgustosamente sgravate rispetto a qualunque altra classe del gioco. Ma proprio imparagonabili. Bonk! Mamma mia, stabilità quando sono in gruppo, ragazzi. Che poi la cosa bella è che si possono fare vari trucchetti con le classi magiche, perché se fate Aeroga, Aeroga è un tornado che riunisce tutti i nemici nello stesso punto, e quindi se avete delle abilità di quel tipo lì, sono super rotte. No. Morto. Cioè, le magie sono forti, ma alcune hanno degli effetti direzionali, letteralmente. E quindi voi potete, ad esempio, lanciare il tornado di Aeroga, e col tornado di Aeroga poi rompere il culo a tutto. Mamma mia, che caricone che mi ha fatto. Poi vabbè, se gli fate sti colpi qua, si sciolgono in un nanosecondo e non vi... E non si muovono più. Però devono star fermi, è quello il punto. Devono concentrarsi sui vostri compagni. O voi siete finiti. Perché vi interrompono automaticamente la colbo nel momento in cui vi toccano. Siamo quasi arrivati. Ah, già. Da dietro lo rompiamo. E poi lo andiamo a spezzare. E già sono forti così le magie. Cioè, le magie anche nella loro staticità sono incredibilmente rotte in questo gioco. Allora, se vado di qua vado dritto dove devo andare, ma lassù, se non erro, c'era un forziere o qualcosa. No, c'era il save point. Cioè, ho aperto la scorciatoia. Sì? Dovremmo essere molto vicini a Bicche. Anche qua c'è da rompere quel coso lì. Nota problem. Vedete perché uso Ronin? È una classe che dà delle soddisfazioni, ragazzi. E dovremmo essere a Bicche, che è la seconda big boss fight del gioco. Anche secondo me sarà legato più agli Esper che alle classi Final Fantasy XVI che Austria Game, ma ora è tutto supposizioni. Bicche, personaggio anche lui dei vecchi Final Fantasy, ragazzi. Piratone con l'ascia. Tutto questo gioco in realtà è... A parte di me piange il cuore per il Team Ninja, perché... immaginati di essere uno sviluppatore del Team Ninja, no? Arriva Square e ti dice... Ti permettiamo di fare un gioco nell'universo di Final Fantasy che è un grosso omaggio ai Final Fantasy, basato su Final Fantasy 1, ma che può omaggiare un po' di tutto, e quindi ci puoi mettere anche mappe degli altri Final Fantasy, fare quello che vuoi con i job system e quant'altro. E tu sei lì e dici, figata, chissà cosa, che belle cose posso fare, che gioco della Madonna. Lo farò bello hardcore, farà una variante di Nioh, verrà una figata. E poi ti dicono, sì però la trama la scrivono Nojime Nomura. E no, lo vogliamo più corto perché sennò è troppo longevo. E no, lo vogliamo più facile perché sennò la gente si lamenta della difficoltà. E ti prende un po' a male, secondo me. Perché si vede che è un gioco dove ci hanno creduto, ma a un certo punto hanno detto, vabbè raga, questo è quello che dobbiamo fare, chiudiamola qui. Perché mi dà l'impressione proprio che il gioco sia questo. Sia un gioco dove ci hanno pure creduto, ma a un certo punto hanno detto, vabbè, non possiamo fare altro perché Square ci permette di fare fino a una certa. Get fucked. Ricordatevi che Bicche vi sciotta, perché è un allegro bastardo così. Merda, mi ha preso mentre gli tiravo l'erba. Questo era il mio piano. Questo qua è quello che vi dicevo, che lo spostate con Aeroga e poi lo rompete. Bam! Madonna, con questa botta che botte. Chiama i rinforzi. Mi levo dal cazzo. Madonna, che tighe che tira. No, via dall'avvitamento, via dall'avvitamento. Ai 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 ai. Madonna, che botte.
Biche se non altro non sembra avere le fasi multiple. Bam 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 bam. Mettetemi per favore la musica di Vergine in sottofondo. Bam 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 bam. Mentre chiama i rinforzi io gli rompo il culo. Approfittare dei rinforzi per spaccare il culo. Boh, no, bastardo, mi ha fermato. No, mi ha ucciso il pirata, che sfiga. Ah, gli avevo fatto un sacco di culo, ma poi mi sono fatto fottere come un brocco. Cattivo Aligi, cattivo. Sì, lo so già cosa fa Bicche. L'ho sentito tutto nel culo, Bicche. Grazie. Stavo chattando troppo, ragazzi, mi dispiace. Ho chattato too strong. E ho pagato le conseguenze. Never go full chad, ragazzi. Never go full chad. Andate medium chad. Andate chaddino, non andate chaddone. Perché poi se andate troppo chaddone vi prendete una sciata in culo. Bonk. Morto uno. Grazie per il mana. E poi torniamo su Bicche. Bonk. Bonk. Occhio a furia piratesca. Lui chiama rinforzi, io lo meno fortissimo. Però poi mi mena lui, se non sto attento. Allora, vediamo se riesco a tirarglielo in faccia. Benissimo. Via. Maledetti sti piratelli di merda. Se mi becca con quella, se mi becca con quella siete morti. Ma proprio subito. Ok, pirata, hai rotto il cazzo, eh. Se chiama troppi rinforzi è un problema. Quindi cercate di eliminarli. Grazie. Bonk. Bam 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 bam. Via da qua. Minchia, mi ha preso col taglio lunare, non credevo. Vabbè, sei quasi morto, Bicche. Ora sei morto. E al solito Jack doesn't give a fuck. Jack pugni e chaos. Jack schiaffi e chaos. Ho preso l'ascia da guerra, che mi sa che mi dà la classe del Marauder da provare dopo. Basta. Mi avete picchiato, ora sono il vostro miglior amico. Questa è la filosofia, questa è la grande filosofia. Questo è il senso di Final Fantasy Chaos, ragazzi. Non importa se una persona è cattiva, l'importante è che dandogli gli schiaffi in faccia poi diventa il vostro best bro. Astos. Renews? No. Never heard of him. Calls himself King of the Dark. Dice di essere il re degli elfi oscuri, non elfi qualunque, quelli oscuri. Eh? Cosa hanno di diverso? Josh gli chiede cosa hanno di diverso. Ma Josh, credo siano oscuri. Sai com'è? Si chiamano elfi. Si chiamano elfi, no? Quelli altri. E poi ci sono quelli che sono elfi oscuri. Sospetto che la differenza sia che siano oscuri. Peak writing, ragazzi. Peak narrativa. Peak narrativa. Very big Chaddu. Very big Chaddu. O diversamente luminosi. Oh, il re degli elfi oscuri. Ora abbiamo la rocca di Ponente e abbiamo altre secondarie, mi sa. Questa l'abbiamo già fatta. Poi ne avremo un'altra qua, probabilmente. Il viaggio ha inizio. Sì, ricordi blu, il senso di giustizia. Evoluzione classi. Potenzio un altro po' il Ronin, perché
Potrei sbloccare anche il guerriero, eh. Ora ho il guerriero, ragazzi. Le classi avanzate, una volta sbloccate, il guerriero intimorisce. Il guerriero si cura e intimorisce i nemici. Non è una grande abilità, vi devo dire la verità. Forse avrei fatto bene ad andare normale. Mago invece qua, io ho ottenuto un nuovo attacco che posso segnare, che non fa mai male. Shock litico. Sì, mi ripotenzio. Mm-hmm. Sì, no, manterrò Ronin perché è una classe che mi piace molto, però poi voglio testarne anche altre, ovviamente. Però va bene, ragazzuoli, abbiamo fatto 2 orette di live. Stasera in realtà non so se streamerò, probabilmente sì. Pensavo di portare Tunic in realtà, per variare un po' invece di fare sempre Elden Ring, però anche Elden Ring mi sembra plausibilissimo. Nel frattempo siamo andati avanti qua e andremo ancora avanti. Domani il pomeriggio ho una live su multiplayer, ma dopo aver fatto quella live penso che farò una live serale ancora su questo domani sera. E poi invece stasera, come detto, forse porto Tunic, così per provarlo. Vi si vuole bene come sempre. Final Fantasy Chaos l'abbiamo fatto ripartire, adesso vediamo dove ci porterà in questa magnifica avventura. Siamo arrivati dove eravamo arrivati con la demo e ora c'è tutto il resto, quindi sarà interessante vedere dove arriveremo in questo gioco. Non oso neanche immaginare. Un bacione a tutti.